Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Un ciclo di incontri sull'educazione sessuale e i rischi connessi, organizzato a Pontassieve, siamo nella provincia di Firenze, ha suscitato l'ira di Fratelli d'Italia, che ha annunciato un'interrogazione regionale. Gli eventi organizzati dalla Consulta dei Giovani vertono su varie tematiche d'attualità e coinvolgono professionisti e esperti. Ce ne parla Alessio Poggioni, vediamo. Il sesso made in Italy, cantava Rosa Chemical, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo una buona dose di polemica, come quella scaturita dal ciclo di incontri organizzato dalla Consulta dei Giovani di Pontassieve, paese in provincia di Firenze, dal titolo Facciamo che parliamo di sesso. Nome accattivante e programma malizioso per attrarre soprattutto i ragazzi, ma panel tutt'altro che scherzosi per affrontare alcune tematiche di strettissima attualità e spesso legate, purtroppo, anche alla peggiore cronaca nera del nostro paese. Gli incontri, se in totale, hanno come interlocutori esperti e professionisti e sono condotti dagli psicologi e sessuologi Antonio Muscas e Francesco Fantacci. Ma come detto, non tutti hanno visto di buon occhio l'iniziativa. Tra gli argomenti in calendario, infatti, dopo il primo incontro a fine novembre sulla disforia di genere e il concetto di genere, mercoledì scorso se ne è tenuto un altro che verteva invece su scambismo, poliamore e relazioni aperte. Tema all'apparenza di nicchia, ma in realtà ai tempi di Tinder e delle app di incontri molto diffuse tra i giovani, di stretta attualità. Non l'ha pensata così però il centrodestra, che tramite la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi annuncia un'interrogazione. A Pontassieve, scrive, si usano soldi pubblici per organizzare lezioni di sesso, si parla di scambi di coppia, di pornografia, scambismo, transessualità, è una vergogna. Gli incontri, scrive ancora la consigliera, si svolgono in una scuola, la Balducci, nelle biblioteche, nei centri di aggregazione giovanili. Affrontare certi argomenti così delicati e con tanta superficialità con ragazzi di 14-15 anni è dai responsabili. In realtà gli incontri in cartellone, tra cui l'ultimo, non si tengono nelle scuole, ma tutti in orario serale in luoghi diversi. Quello a cui si riferisce Tozzi è invece un incontro fuori programma, previsto per sabato 3 febbraio e riservato agli studenti, che contiene due panel. Il primo, pornografia e idealizzazione del sesso, il sesso come tabù, e il secondo, rapporti dolorosi e patologie annesse. Non proprio tematiche secondarie, anche alla luce del riaffiorare di malattie come l'AIDS, i cui dati toscani non sono confortanti. Riguardo alla presunta superficialità, invece, risponde indirettamente l'assessore Giulia Borgheresi. Abbiamo scelto di avvalerci di professionisti che da anni si impegnano nella divulgazione di queste tematiche e che hanno scelto proprio di parlare ai giovani utilizzando metodi e linguaggi propri. I prossimi incontri in cartellone tra gennaio e febbraio riguarderanno il tema del consenso, i modelli pedagogici sull'educazione sessuale, le parafilie e i comportamenti devianti e infine i metodi di contraccezione. Ora la politica vince in provincia di Firenze, il PD terrà le primarie per decidere chi sarà il candidato sindaco alle comunali di del prossimo giugno. Si terranno nella data dell'11 febbraio, che è una domenica, correranno in due la vice sindaca attuale Sara Iallorenzi e il segretario comunale del partito, che si è intanto autosospeso, Daniele Vanni. Le elezioni primarie si terranno domenica, quindi 11 febbraio, dalle 8 alle 20, nei seggi allestiti su tutto il territorio comunale. Invece sono stati eletti in Toscana gli ultimi 4 coordinatori provinciali di Forza Italia. Secondo il programma dei congressi, sono per la provincia di Massa Carrara Gian Enrico Spediacci, per quella di Pistoia Anna Bruna Geri, per la provincia di Arezzo Bernardo Mennini e per la provincia di Firenze Paolo Giovannini. E non ci sono ancora notizie di Anastasia, la sedicenne sorella della speaker radiofonica Nicole Ronchi, scomparsa a Pavia lo scorso 13 dicembre. Diversi testimoni però già dal giorno successivo avrebbero visto la ragazza in Toscana, più precisamente a Viareggio, la città da dove Anastasia si è trasferita in Lombardia poco meno di un mese fa e dove aveva stretto delle amicizie a partire dalla scuola superiore che frequentava. La sorella, che rilancia da giorni a appelli sui social, convinta che non si tratti di un rapimento e si augura che quella di Anastasia sia solo una bravata di una sedicenne, una speranza rafforzata dalle segnalazioni che arrivano proprio dalla Toscana. Ora la cronaca, un incendio è scoppiato stamani in una delle officine di Alia, siamo a Firenze, fortunatamente nessun ferito, il servizio, vediamo.
Incendio a Firenze in un fabbricato industriale di Alia, la multi-utility toscana che gestisce il ciclo dei rifiuti. È successo nelle strutture della società in via Baccio da Montelupo stamani, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 mezzi. Le fiamme sono rimaste circoscritte e non ci sono stati feriti. L'incendio si è sviluppato intorno alle 8:30 in una delle officine che era chiusa, come si legge in un comunicato di Alia, e senza personale all'interno, e il quadro elettrico centrale spento e nessun macchinario era in funzione. Le fiamme hanno provocato danni limitati e non hanno compromesso né i veicoli parcheggiati né la struttura dell'edificio che ospita l'officina, che risulta integra e accessibile. Nei prossimi giorni il locale resterà chiuso per le operazioni di bonifica. Secondo Alia, i primi riscontri fanno pensare che le fiamme si siano propagate partendo dal laboratorio elettrauto dell'officina, dove si trovano alcune batterie al litio in riparazione. E Maxi Rissa, tra una trentina di giovani davanti a una discoteca a Firenze Sud la notte scorsa in via Carlo Alberto della Chiesa, dove verso le 4:45 è intervenuta la polizia su richiesta degli addetti alla sicurezza del locale, che non riuscivano a calmare gli animi. Agenti delle volanti hanno trovato numerosi di loro, stavano picchiando, poi c'è stato un fuggi-fuggi generale, molti sono scappati nelle strade di Rovezzano e nei campi. 4 sono stati bloccati, portati in questura e denunciati. 3 abitano nella provincia di Arezzo e 1 nella provincia di Firenze, hanno fra i 18 e i 21 anni. E critiche sul payback, sulla fornitura di dispositivi medici alla regione toscana, vengono sollevate dalle PMI, delle piccole e medie imprese della sanità. L'associazione nazionale delle piccole e medie imprese impegnata a rifornire gli ospedali del materiale per diagnosi e cure. In una nota dedicata al bilancio della regione toscana, il presidente Gennaio Broia De Lucia definisce il payback su dispositivi medici una follia normativa rimasta inattuata fino al 2022, su cui però la Toscana, in maniera misteriosa e alquanto avventata, si è basata totalmente, unica in Italia, per chiudere i propri conti di bilancio. Il rimborso per le prestazioni erogate dalle imprese in eccedenza rispetto alla fornitura aggiudicatesi in gara è una follia che per De Lucia rischia di distruggere la sanità italiana. Intanto, tra domani e domani l'altro, il presidente Gianni dovrebbe avere una risposta proprio dal governo su questo fronte. Al bilancio mancano 400 milioni, in alternativa anche 200 milioni andrebbero bene, ha detto il presidente Gianni. Comunque l'alternativa è il rischio, cioè l'aumento dell'IRPEF sopra i 28.000 euro lordi. E attraverso l'acquisto di simpatici gufetti da appendere all'albero di Natale sarà possibile migliorare l'accoglienza dei piccoli pazienti del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Prato, il secondo della Toscana per accessi, e queste settimane di influenza diffusa confermano i numeri record. Ci racconta tutto Eleonora Barbieri. I piccoli pazienti del pronto soccorso pediatrico del Santo Stefano potranno presto usufruire di attrezzature speciali come il casco multimediale per rendere meno pesante l'attesa tra un accertamento e l'altro o distrarli da momenti delicati quali i prelievi. Tutto questo grazie al progetto della Fondazione Santa Maria Nuova e Conad Nord-Ovest, con tutto il cuore una collezione da favola. Nei punti vendita Conad sarà possibile acquistare questi simpatici gufetti che possono essere appesi all'albero di Natale. Parte del ricavato andrà alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus a sostegno di questo importante servizio dell'ospedale pratese. Sono stati raccolti siamo già a quasi 200.000 euro e quindi l'iniziativa finisce al 31/12 e pensiamo di recuperare un altro ben po' di denaro. Su questo punto noi possiamo ristrutturarlo completamente, dando una qualità nella sala di attesa e nell'ingresso del pronto soccorso agli utenti completamente diversa da quella di ora. Le nuove attrezzature miglioreranno l'accoglienza dei piccoli pazienti in attesa di spazi più ampi e adeguati, che arriveranno solo con l'attivazione della nuova palazzina dell'ospedale attualmente in costruzione. Un potenziamento più che necessario, dato che siamo di fronte al secondo pronto soccorso pediatrico della Toscana per numero di accessi dopo il Meyer. Da circa un mese e mezzo abbiamo avuto l'esplosione degli accessi al pronto soccorso pediatrico. Anche riferito allo scorso anno abbiamo circa 2.300-2.400 accessi
posti in più nello stesso periodo, ISO periodo. Punte di 125, 130, 135 accessi il giorno, soprattutto nei giorni festivi, quando ci sono stati questi 4 giorni in cui è mancata un po' la pediatria di famiglia, sono anche difficili da sopportare e da supportare, quindi gran plauso agli operatori che in questo momento si stanno facendo carico di tutta questa assistenza mantenendo elevato il livello. E il Ministero della Salute, considerando l'attuale intensa circolazione del virus influenzale del Covid, ribadisce e rafforza la raccomandazione a effettuare i tamponi ai pazienti sintomatici per il Covid-19 in entrata in ospedali e pronto soccorso e da fare test anche per altri virus respiratori. E in centro a Firenze i lavoratori dell'indotto Montblanc a rischio di licenziamento, i lavoratori dell'ex GKN che da Capodanno potrebbero non avere più ammortizzatori sociali e quindi essere definitivamente licenziati, hanno manifestato oggi, siamo in via Tornabuoni a Firenze, col grido sciopero sciopero, e si sono proprio posizionati nella via dell'US, dello shopping, davanti a una luminaria di Natale a forma di pacco regalo, che è stata coperta di striscioni e invasa da tende, e proprio insomma, vicino al negozio del brand svizzero della moda. E quest'anno il meeting dei diritti umani 2023, il tema principale sono le migrazioni, è la 17ª edizione con le storie, le analisi e le cause di una delle più grandi questioni del tempo attuale. La manifestazione ogni anno è organizzata dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana e nell'ambito di Giovani Sì per celebrare la giornata internazionale dei diritti umani. Si terrà dalle 9 del prossimo martedì 19 dicembre e come avviene da qualche tempo il meeting, che quest'anno proprio porta il titolo Migrazioni, l'urgenza di futuro tra speranza e crudeltà, si svolgerà in modalità mista sul palco del cinema del Teatro della Compagnia di Firenze, la presenza in platea di centinaia di giovani, la partecipazione da remoto di centinaia classi dalle scuole di tutta la Toscana, perché prima si svolgeva al Mandela Forum, era molto più ampio, da quest'anno, quest'anno il Teatro della Compagnia è più piccolo, quindi non può contenere tutti i ragazzi. Tra gli ospiti principali sono attesi in videocollegamento Cecilia Strada, tra l'altro Cecilia Strada con la propria esperienza di salvataggio in mare, insomma tra l'altro sta arrivando una nuova nave proprio a Livorno. E Capitale della Cultura 2026, sono 10 comuni in corsa per la Val di Chiana, ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Se l'Unione fa la forza, la possibilità che 10 comuni della Val di Chiana senese diventino Capitale Italiana della Cultura 2026 si fa sempre più possibile. I territori comunali di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, tutti della provincia di Siena, si sono alleati in task force, presentando insieme il dossier al Ministero e superando il campanilismo che è il sale della tenuta civica toscana. Per il verdetto bisognerà aspettare marzo, ma intanto un traguardo è stato raggiunto: essere tra le finaliste, l'unica tra le candidature toscane, tra i 10 progetti della selezione Città Capitale Italiana della Cultura 2026. L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese è un'area vasta ed eterogenea, ma che negli ultimi anni si è sempre più riconosciuta come un unico territorio, ha ricevuto il sostegno del presidente della regione Giani, descrivendola una terra capace di intrecciare la bellezza della natura con una grande presenza artistica e capacità di animazione sul piano culturale. E chissà se la straordinaria scoperta delle statue etrusche a San Casciano dei Bagni possa aver influenzato. E ora andiamo invece agli Uffizi per una bella mostra, Divina Simulacra, sono statue classiche, vediamo. Divina Simulacra, capolavori di scultura classica della Galleria, è la mostra in programma fino al 30 giugno nelle sale al piano terra degli Uffizi, che vuole restituire al pieno godimento del pubblico capolavori in alcuni casi difficilmente apprezzabili da vicino e proporre accostamenti fra le diverse sculture. Le prime opere d'arte ad entrare nel complesso museale, già negli anni 80 del XVI secolo, furono i marmi antichi della collezione di Cosimo I, ma è a Cosimo III de' Medici che si deve l'intuizione di far sistemare nella tribuna sculture antiche di grandi dimensioni, tra cui la Venere dei Medici, che ora,
possiamo ammirare non più da notevole distanza, ma anche accostarla alla Venere Aurea e la Celestis, che sino alla fine del XVIII secolo erano esposte insieme nella tribuna. La rassegna inoltre accosta per la prima volta singole repliche di gruppi marmorei classici come il Fauno danzante, che ritrova la ninfa seduta sistemata nel secondo corridoio in modo da ricomporre il gruppo dell'invito alla danza. Torna poi visibile nella sua interezza la serie di 12 erme antiche con ritratti di filosofi, atleti, poeti e statisti greci. Prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 20:45 Casa Viola. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.